Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Continua la serie ravvicinatissima di trailer pubblicati senza preavviso e questa volta è il turno di The Pokémon Company, che per iniziare i festeggiamenti del 25esimo anniversario della serie ha deciso di pubblicare un nuovo trailer di Pokémon Snap, in uscita il prossimo 30 aprile. Vediamo insieme quali dettagli possiamo ricavare dall'attenta analisi di questo trailer. Ma prima di iniziare, come al solito, se questo genere di video vi piace fatemelo sapere lasciando un like e iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Iniziamo! New Pokémon Snap è il reboot del gioco uscito originariamente nel 1999 su Nintendo 64. Si tratta di un rail shooter, uno sparatutto su binari, ma al posto di impugnare un'arma, il nostro avatar avrà a disposizione solo una macchina fotografica con cui immortalare i Pokémon. Sì, insomma, più che di uno sparatutto, possiamo parlare di un fotografa tutto. Incrociando le immagini presenti nel breve trailer con le informazioni riportate sul sito, possiamo farci una prima approfondita idea di alcune caratteristiche fondamentali del gioco. Il filmato si apre con la presentazione del nostro avatar nella versione maschile e del villaggio di partenza, e di quello che potrebbe essere il laboratorio del professore Pokémon di turno. A seguire, lo schermo si divide in quattro, mostrando altrettante ambientazioni diverse, situazione che si ripete dopo con quelle che sembrano altre quattro località. Se consideriamo che nel gioco del 1999 i livelli erano 7, queste potrebbero essere le 8 location principali da esplorare. Possiamo intravedere anche lo Smart Dex, che fungerà sia da macchina fotografica sia da chiave per accendere il proprio veicolo, come vedremo poco più avanti. Probabilmente il suo nome, come riportato sul sito, è quello di Photodex. Durante la sequenza di accensione della vettura, che si chiama Neo 1, una diretta evoluzione della 01 apparsa sul Nintendo 64, facciamo la conoscenza della versione femminile del protagonista del gioco e c'è da dire che il character design ricorda da molto vicino quello dei due Let's Go. Le prime inquadrature panoramiche ci ricordano che questo gioco è sviluppato da Bandai Namco e non da Game Freak, regalandoci degli scorci molto interessanti grazie soprattutto a un sapiente utilizzo del sistema di illuminazione, che apre la possibilità di un'alternanza del ciclo giorno-notte e magari anche della presenza di condizioni meteo variabili. Vediamo poi il professore Pokémon che rimpiazza Hawk. Come scritto sul sito, si tratta del professor Speculux, l'esperto di Pokémon della regione di Lentil, che ci incaricherà di portare avanti le sue ricerche. Il suo laboratorio probabilmente è anche l'hub centrale di gioco e la world map che si intravede potrebbe fungere da selettore dei livelli. Di tutti i Pokémon che si vedono in rapida sequenza, bisogna soffermarsi su un Sobsbuck in forma primavera con il piccolo Deerling, altro indizio che fa pensare alla presenza dell'alternanza delle stagioni o quantomeno della presenza di diversi biomi. Torna anche la mela, il primo strumento ottenibile in Pokémon Snap, utile per attirare l'attenzione dei Pokémon e facilitare la buona riuscita degli scatti. Purtroppo non tutte le texture sono convincenti al 100% e tolto l'ottimo impatto del sistema di illuminazione, quando si zoom sui mostriciattoli esce qualche texture fuori posto, come quella della tana del Bidoof. Il Diepard addormentato conferma anche la presenza di ulteriori accessori come il Pokeflauto, che veniva usato nel gioco originale per svegliare i Pokémon, mentre la lotta tra Pinsir ed Heracross è chiaramente un momento speciale da fotografare a tutti i costi. Resta da capire se queste interazioni saranno casuali o andranno scatenate in qualche modo, magari tramite l'utilizzo di accessori in determinati momenti. Ora è il turno di una scena che apre ad un mondo di speculazioni, ma soprattutto fa sperare che la parte narrativa di New Pokémon Snap sia sviluppata a dovere. Infatti il protagonista assiste ad un fenomeno luminoso da cui spunta dal nulla un Meganium di grandi dimensioni, non certo al livello delle creature in versione Dynamax, ma comunque molto imponente. Secondo quanto riportato all'interno del sito, questo fenomeno si chiama Lumina, un evento su cui si sono specializzate le ricerche del professor Speculux e che sicuramente sarà il mistero da risolvere al centro dell'avventura. Per finire, oltre alla data di pubblicazione prevista per il 30 aprile, possiamo notare sulla copertina del gioco la presenza di Vivillon, a conferma che i Pokémon muniti di forme alternative sono una realtà anche in New Snap. Ma non è tutto, perché il sito fornisce ulteriori dettagli sul gameplay. Rispetto al passato saranno presenti circa 200 Pokémon contro i 63 della versione Nintendo 64. Le foto potranno essere organizzate all'interno del Photodex e così, come in passato, ad ogni scatto sarà associato un punteggio, diviso in vari parametri, tra cui
la posa, le dimensioni, la direzione dello sguardo, l'inquadratura e la presenza o meno di altri Pokémon. Il Raichu che surfa è un chiaro rimando all'ambitissima foto da scattare in Snap, con Pikachu sulla tavola, e anche il Photodex è a tutti gli effetti un Pokédex, con un focus particolare sulle varie pose catturate e le forme alternative dei mostri. Poracci, insomma, spero che questo video vi sia tornato utile e ringrazio tantissimo Barbananni che mi ha aiutato nella realizzazione di questa analisi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di New Pokémon Snap e se avete notato altri dettagli degni di nota. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo trailer pubblicato senza preavviso. Io sono il Poro New, Michele Snap, ciao!